Il progetto del nuovo stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza, come esempio al seminario dell'ANCI. Il protocollo d'intesa sottoscritto alla fine del 2016 tra Investimenti Immobiliari Italiani, Bifutura, società di scopo interamente partecipata della Lega B, e l'Istituto per il Credito Sportivo, che hanno appunto siglato un accordo per la promozione di operazioni di valorizzazione di stadi e impianti sportivi di proprietà pubblica attraverso lo strumento del fondo immobiliare, è una possibilità di sviluppo per le amministrazioni comunali. Questo è il tema centrale nella sede ANCI della capitale, dove i vertici dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e gli altri partner dell'iniziativa hanno incontrato alcuni primi cittadini, dirigenti di comuni capoluoghi di regione e rappresentanti di società sportive. Da esempio proprio il progetto del nuovo stadio Marulla di Cosenza. È stato lo stesso sindaco della città Abruzzo, Mario Occhiuto, a presentare l'esperienza della città di Cosenza, che offre appunto l'opportunità di adeguare i vecchi impianti sportivi, nella fattispecie quella dei contesti periferici. Abbiamo messo su come ANCI anche un rapporto molto proficuo e collaborativo con la società Bifutura della Lega, perché attraverso una piattaforma tutto questo potrà costituire anche la possibilità per i comuni italiani di riqualificare gli impianti sportivi, ma non solo adeguandoli a quelli che sono i criteri contemporanei rispetto alla visione del gioco del calcio, ma anche approfittando di questa occasione per riqualificare e rigenerare parti della città che sono cresciute negli ultimi decenni, ma in modo sbagliato, creando episodi di emarginazione sociale e di insicurezza urbana. Si tratta di offrire una possibilità per trasformare gli impianti e renderli più agevoli dal punto di vista sportivo, ma soprattutto offrono ai sindaci l'opportunità di rigenerare parte del territorio, implementando così le attività sportive in funzione del valore che lo sport ha sul benessere dei cittadini. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24.